Buon pomeriggio Paolo. Grazie Jacopo, buon pomeriggio da Piazza Italia, siamo a Pescara e siamo con Maurizio Melchiorre che ringraziamo, possiamo dire, signor Maurizio, una storia, come diceva Jacopo Forcella, da studio a lieto fine, come fortunatamente ce ne sono state tante nel nostro paese. Lei è stato ricoverato per 33 giorni in pericolo di vita all'ospedale di Pescara, colpito dal coronavirus, è stato nel reparto di terapia intensiva, è stato intubato, estubato, poi di nuovo intubato e diciamo che in quei giorni ha anche pensato di non poter riuscire a farcela, a superare questa malattia, perché i bollettini medici erano davvero molto molto critici. Allora vogliamo un attimo raccontare questa storia a lieto fine. Sicuramente, diciamo che la parte più brutta della storia io non l'ho vissuto perché ero addormentato. Però sono partito da casa perché sia mia moglie che mia figlia erano positivi. Poi, visto che la febbre arrivava a 37 la mattina e 39 la sera, abbiamo deciso di andare in ospedale. Dico, faccio un attack, mi danno una cura specifica e ritorno a casa. Invece è successo che mi hanno ricoverato e mi hanno portato a pneumologia. Pneumologia, sono stato 2 giorni con l'ossigeno, ci stavano dei miglioramenti, però non erano sufficienti. Sicché mi hanno portato su a terapia intensiva e con la Frattari hanno deciso in piena notte di intubarmi. Ho salutato la famiglia per tranquillizzarle, nel senso che io ho telefonato, loro mi hanno visto che stavo bene, però mi hanno detto mo l'addormentiamo e poi la indubbiamo. E ho detto buonanotte, ci vediamo a presto, perché il mio intento era questo, dice, facciamo le terapie, risolvo la situazione e ritorno subito a casa. Invece così non è stato, dopo 2 giorni mi hanno stubato, però mi hanno messo a pancia in giù in una situazione abbastanza difficoltosa sia per respirare che per starci 2 giorni di seguito. I risultati sembravano buoni, però alla fine, dopo 2 giorni e mezzo, mi arriva la dottoressa e mi dice, Melchior, la dobbiamo rintubare la seconda volta. Dico, va bene dottoressa, facciamolo, perché io ero sempre convinto. Ma prima finiamo le terapie e prima torno a casa. Se non che in questa seconda fase è stato un po' più lungo, sono stato intubato per 12 giorni e io stavo tranquillo perché dormivo. Se non che quando mi sono svegliato ho visto un'euforia intorno a me, sia i medici che gli infermieri mi chiedevano come va, e dicevo bene, mi sento bene. E loro mi dicevano ti credo io, come va? Sei meglio? Ti credo io, tutti in questo modo. Poi telefonando a casa con mia moglie e mia figlia ho visto nel loro sguardo un'euforia incredibile, mia moglie che piangeva, mia moglie che esultava, stai tranquillo, poi ci vediamo a casa e mettiamo tutto a posto. Sembrava che le cose fossero andate per il verso giusto. Però questa euforia ho capito che era determinata da che cosa? Che i bollettini che arrivavano a casa puntualmente tutti i giorni alle 2:30 erano questi. Non ci sono speranze, signore. Se la situazione cambia, glielo faremo sapere. Quindi in pratica l'obiettivo dei medici, dei sanitari, era quello di tenerla tranquilla per non farla preoccupare, perché la situazione era una situazione quasi disperata. No, ma io dormivo, quindi dormivo, ero tranquillo. Io, per me non c'è stato, io non avevo dubbi. Io sono andato in ospedale per curarmi e tornare a casa, solo che loro l'hanno vissuto in maniera diversa. La cosa che mi ha colpito è che mi arrivavano sms, persone che mi chiamavano e dicevano tutti quanti ci hai fatto preoccupare, e ho capito che c'è stata una grossa solidarietà dietro questa storia. Vogliamo un attimo parlare anche delle persone che l'hanno curata, i medici, gli infermieri dell'ospedale di Pescara, perché lei mi diceva prima ho visto una grande umanità, una grande professionalità. Ma ho visto, in terapia intensiva io non me l'aspettavo, sinceramente io sono andato su, ma mo la spogliamo e ci mettiamo un camice.
mi hanno spogliato, io ho deciso di consegnare il mio corpo ai medici, ma soprattutto mi sono tranquillizzato perché ho visto che ci sta un'umanità e un rispetto per le persone incredibili, perché io in ospedale sono stato più di una volta. Però essere coccolato in questo modo non mi era mai successo e ho capito che in fondo dietro alle mie cure ci stavano delle persone umane, sensibili e soprattutto capaci di far fronte a questa esigenza. Tra poco faremo ovviamente anche intervenire da studio Jacopo Forcella. Un'altra cosa che mi diceva prima del collegamento: 33 giorni in ospedale, ha perso 24 kg. 24 kg. Questa è l'unica cosa. Una sofferenza fisica e anche psicologica, però mi diceva probabilmente qualche chilo lo volevo perdere prima. No, diciamo che questo è l'unico aspetto positivo di tutta questa storia. Mi sono ritrovato praticamente un'altra persona, non avevo muscoli, non avevo grassi, ma soprattutto riguardando le foto attualmente mi sono reso conto che effettivamente della sofferenza c'è stata. Ma la sofferenza non finisce là, perché poi quando torni a casa sembra che il mondo è tutto piano, invece per recuperare le forze, la muscolatura e quant'altro è molto lento il processo. Chiedo scusa, sono passati 2 mesi da questa odissea, è stata tale, 2 mesi di grande sofferenza, ma come diceva anche prima, la vicinanza di sua moglie e di sua figlia ovviamente sono state importantissime. Diciamo che loro erano da tramite a un paese intero che ha fatto della solidarietà. Hanno fatto gruppi di preghiera e hanno pregato in tutti i modi e in tutta Italia, dal cristiano al buddista ai rappresentanti di Reiki che facevano le concentrazioni ogni giorno per mandarmi delle energie. Non a caso ho avuto 2 visioni durante la seconda intubatura, ho visto dei grossi fasci di luce, quindi un momento di lucidità, ho capito che il mio corpo stava da una parte, io stavo vivendo un'altra realtà, e sti fasci di luce erano talmente intensi, talmente belli, talmente carichi di energie, che io ho detto, è qua che mi devo aggrappare. Jacopo. Sì. Signor Maurizio, innanzitutto la ringraziamo ovviamente per la disponibilità, per la gentilezza con cui ci ha raccontato una storia per tanti versi molto toccante. Io volevo chiederle in un racconto cronologico com'è andata nel momento in cui lei ha avuto i primi sintomi e poi come ha scoperto, magari attraverso un tampone, di averlo, cioè quali sono stati i passaggi. Ovviamente lei ha avuto anche sua moglie e sua figlia positivi, ecco, com'è andata la questione? Beh, la questione del tampone non è stata molto semplice, soprattutto in quel periodo ci stava molto caos, ma soprattutto i medici di base, il nostro medico di base cercava di sminuire un po' la cosa e dice ma questa è una semplice influenza, è una semplice influenza, però poi 3 persone dentro casa che di colpo si ammalano contemporaneamente, sinceramente non c'è mai stata in casa mia. Al che ci siamo allarmati, mia moglie è stata molto insistente e alla fine siamo riusciti a fare sto tampone il giorno 17. 17 marzo. 17 marzo. Il 20 mia figlia si è laureata la mattina online e nel pomeriggio è arrivata questa notizia che eravamo io e mia moglie positiva. Chiedo scusa, signor Maurizio, appena in tempo a brindare alla laurea sì, di sua sì, figlia? Sì, 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 fortunatamente, almeno questo, ha rispettato i programmi un po' che si era prefissata mia figlia. E poi successivamente, niente, sono stati 3 giorni che loro miglioravano, invece io peggioravo perché la febbre saliva di sera a 39. Questo è stato un campanello d'allarme. Sabato dico domenica ci andiamo a fare in ospedale, ma forse avrei fatto bene ad andarci. Lunedì sono andato in ospedale semplicemente per fare un TAC e pensavo, dico, mi daranno una cura specifica e quindi potrò fare tutto a casa. Invece così non è stato. Signor Maurizio, da quello che insomma ci è dato sapere, per la risoluzione per fortuna
della sua malattia, lei è stato sottoposto a una cura farmacologica con il tocilizumab, sbaglio? Ecco, vogliamo dire che su di lei ha avuto questo farmaco gli effetti che molti desideravano. Sicuramente sta di grosso aiuto. Io sinceramente non sapevo che cosa mi facevano perché non ero presente lì, ci stava il mio corpo e quindi facevano tutto loro, e fortunatamente l'evoluzione della cosa è stata in maniera positiva. Io dico che questo farmaco sicuramente avrà avuto dei grossi pregi, ha avuto una grossa influenza sul mio corpo, però credo anche che la solidarietà ricevuta un po' in tutta Italia con i miei amici che sono sparsi di qua e di là. Tra l'altro ricordiamo, signor Maurizio, mi scusi se la interrompo ancora una volta, che la sua storia è finita sulle colonne del Corriere della Sera, di un giornale americano, un grosso giornale americano, una nota trasmissione di Canale 5. Sì, sono stato dalla Panicucci, che ha visto l'articolo sul Corriere della Sera, che non stavo solo ma ci stavano altre 5 persone che hanno vissuto lo stesso iter e quindi la stessa prassi là nell'ospedale di Pescara. Quindi era nata sta cosa con un ragazzo che mi si è presentato lì all'ospedale, mi ha detto: le posso fare 2 foto? Questo è Stefano Schirato, che ho conosciuto lì, e non sapevo chi è, non lo conosco, però ci siamo trovati talmente in sintonia che è nato un rapporto bellissimo. Ho visto le foto e ha avuto un effetto incredibile sui miei amici e su tutti, perché sono eloquenti e riuscite a capire proprio l'essenza delle cose. Signor Maurizio, io le chiedo solo una cosa, una notizia che abbiamo letto poco prima del collegamento con lei, solo uno spunto di riflessione da parte sua. Abbiamo detto che sono arrivate le prime 7.300 chiamate in tutta Italia per i test sierologici, solo il 25%, quindi un quarto dei contattati, ha detto sì, ok, vengo a farlo. Dopo aver vissuto quello che lei ha vissuto insieme alla sua famiglia, ma soprattutto lei, Che cosa pensa di questo, del fatto che ci sia anche un po' di resistenza nel controllo, nel farsi controllare? Lei, che per esempio ci ha raccontato, ha dovuto lottare quasi per farsi controllare, per farsi tamponare. Allora, quando Stefano si è presentato da me che voleva fare delle foto, gli dico la finalità qual è? E lui mi ha spiegato: per dare un segnale di positività che il coronavirus non è fatto soltanto di bare che passano sui camion eccetera eccetera, ma ci sono degli aspetti positivi che ce la possiamo fare, ma soprattutto se siamo uniti e abbiamo la forza di farlo. E con questo segnale di positività siamo andati avanti e abbiamo fatto. Sono qua semplicemente per lanciare un messaggio, perché quando sono uscito i medici mi hanno detto: non conosciamo bene quali sono le conseguenze di questa situazione, anche se io ho fatto il sierologico, quindi so di avere gli anticorpi, comunque rispetto le regole, perché fin quando non troviamo una soluzione, secondo me non bisogna abbassare mai la guardia. E se in famiglia mia tutto il processo, cioè il tampone, l'avessimo fatto qualche giorno prima, determinate situazioni potevano avere un'evoluzione molto molto diversa e meno drammatica di quella che c'è stata. Vi posso assicurare che non mi sono bastati 15 giorni per rassicurare mia moglie e mia figlia, che ero ancora presente, e loro mi guardavano sempre con un occhio un po' preoccupato. Alla fine io ho detto a mia figlia: papà, io sto qua, sono convinto di restare finché è possibile, non ti preoccupare. Finalmente si sono rilassati. Quindi lancio questo appello: non facciamo finta di niente, la realtà è dura. L'ho provato sulla mia pelle,
ho visto delle persone, degli amici miei, perché ho studiato a Bologna, quindi ho ancora dei contatti con degli amici che hanno visto le mie foto su Facebook e hanno detto: Maurizio, ma sei tu? Si sono chiesto se ero io. E dunque questa è la storia davvero a lieto fine, ne siamo molto felici, di Maurizio Melchiorre, geologo di professione, originario di un paese in provincia di molto Chieti, bello, che è Gessopalena. Gessopalena, vive a Pescara, che oggi ci ha raccontato questa toccante storia, l'essere riusciti a vincere questa battaglia con il Covid-19. Grazie signor Maurizio. Io vi voglio ringraziare per l'opportunità che mi avete dato. E noi ringraziamo lei ovviamente. Ma non per me, ma per tutti quelli che stanno attraversando un momento brutto.